Buongiorno a tutti, test velocissimo di rabdomanzia. Voglio provare la differenza tra le mie e queste standard nel senso che si trovano anche su Amazon, molto belle, però voglio fare un test abbastanza particolare. Adesso lo spiego. Utilizziamo un metal detector per individuare il primo ferro che trovo, primo ferro perché lui mi indica un ferro a una distanza scavabile. Quando lo troviamo, appena lo troviamo, gli metto la punta del punteruolo vicino a quell'oggetto e poi voglio fare due test differenti con le mie bacchette e con quelle standard per vedere la risposta che abbiamo sopra quell'oggetto ferroso, perché adesso andiamo a cercare proprio un ferro. Questo ferro è ferraglia qua sotto, però cerchiamo qualcosa che sia scavabile, perché qua è terra durissima, adesso è secco, è roccioso. Cerchiamo un ferro in superficie, proprio 5 cm, roba così. Deve stare sotto i 40 e in superficie. Dai, qua. Siamo sui 5 qua. Eccolo qua. 30, 32, eccolo qua. Questo. Questo qua. Qui sotto. Mamma mia, quanta roba c'è però qua sotto. Ci fosse un target isolato, però. E qua è pieno di porcheria. Per fare un pinpointer. Ce ne sono già due qua. Va bene, noi siamo qua alla punta del punteruolo, dai, proviamoci. È un ferro, confermato dal metal detector, è un ferro qui, ma alla punta del punteruolo c'è un ferro, c'è qualcosa anche qua, ho fatto tata. Ma noi siamo qua, dai, prendo le bacchette tutte e due. C'è un vento incredibile, vediamo cosa succede, vediamo se quell'oggetto supera questo vento come forza. Ci prendiamo la piccozza, il pinpointer, vediamo, no? Se il pinpointer non ci serve, dai, è un test un po' particolare, so che tanti non capiranno, però perché magari non seguono bene la radomanzia, no? Quindi adesso qui abbiamo due tipi di bacchette diverse. Proviamo con le bacchette standard che vanno sul ferro. Andiamo sulla punta del punteruolo, lì la vedete, no? Sì. C'è un vento forte, vediamo cosa succede. Ok, lo sta chiudendo sul ferro, guardalo qua. Anche io sul ferro, vediamo di nuovo. Guardalo qua. Lo vedi? L'hanno chiuso sul ferro. Esattamente qua c'è un ferro. Facciamolo. Ferro, rifacciamolo, poi le muovi, però poi loro si ricalcolano. Ferro, ora vediamo se con le mie andiamo sul ferro. Bacchetta nera sulla mano destra, andiamo sopra il punteruolo. No, non andiamo sul ferro con le mie, guarda, stanno chiudendo, ma attenzione, stanno chiudendo qua. Non è ferro, questo qua c'è qualcos'altro. Allora, guarda dove chiudono. C'è un vento della Madonna, ma non chiudono sul ferro. Riproviamo di qua. Vedi, sul ferro non chiudono. Stanno cercando di chiudere qua. Guarda dove chiudono. Stanno chiudendo più o meno qua, ma qui non chiudono. E qua c'è il ferro. L'abbiamo visto con le altre bacchette. No, tornano indietro, non si fermano qua sul ferro. Voglio riprovare bene, però. Allora. No, infatti lo stiamo passando. No. Queste qua non vanno sul ferro. Riproviamo con queste. Sempre sulla punta del punteruolo. Pieno proprio. Guardalo qua.
pieno ferro, scaviamo. Ora facciamo la prova della verità, perché? Perché lì sotto c'è un ferro, abbiamo visto che a 5-10 cm qua c'è un qui, no? Qua suonava, il metal faceva tette, ma noi siamo qua e poi le mie bacchette trovano qualcosa di qua, più o meno qua, di non ferroso, ma qui le mie bacchette su qua non si fermavano, invece quelle commerciali sì. Andiamo a vedere cos'è. Andiamo a vedere cos'è, vedrai che sarà un ferro. E le mie bacchette le hanno discriminato, diciamo. Una vecchia da pietra qua. Poi le rimettiamo a posto, eh. Ci va il pinpointer allora. Qua ci va già il pinpointer, vado a prenderlo. Non vedo niente ancora. Andiamo a prendere il pinpointer, dai. Oh. Pinpointer. E vediamo cosa c'è. Ok. È già qua allora. Togliamo un attimo la picozza. Eccolo qua, il ferro. Eccolo il ferro. Trovato il ferro. L'hai visto? Bene. Ora rifacciamo un ricapitolo. Allora, questo l'abbiamo rilevato col metal detector, pinpointer centrato sopra il ferro, e ci ha confermato il metal detector mi ha confermato che era ferro, infatti è una vite di ferro. Poi abbiamo usato le bacchette standard e ci ha portato sul ferro, ok? Eccolo qua. Sono andati sul ferro con queste, ma con le mie no, con le mie bacchette non siamo andati sul ferro. Ora le mie bacchette mi dicevano che qua c'era qualcosa, lo sto credendo, dicevo, le mie bacchette mi dicevano che qua c'era qualcosa, ma qua sul ferro non ci finivano, invece quelle standard, diciamo all metal, ci sono finite perfettamente e abbiamo trovato un chiodo, una vite. Adesso qua richiudo, richiudiamo bene, allora finiamo questo esperimento. Perché le mie bacchette non andavano sulla vite che era qua sotto, ma segnavano qualcosa qua. Ora riproviamo a ricalibrarle qua sopra e vediamo cosa c'è. Spostiamo tutta sta argomenta da qua un attimo. Però. Spostiamo anche il punteruolo un attimo. Spostiamo tutto. Questa vite la buttiamo, poi ce la buttiamo via prima che qualcuno si buca una ruota della macchina. Ok. Allora, ricapitolando. Ricapitolando, vediamo adesso, vediamo un attimo con la bacchetta standard, torniamo sul punto scavato che è qua e abbiamo tolto la vite, vedi che non chiudono più, sto vedendo, guarda, anche loro non chiudono più perché abbiamo tolto quel pezzo di ferro con la vite. Ok, le mie bacchette, che non sono queste però, segnavano qualcosa qui, vediamo se anche loro segnano qualcosa qui. Queste sono all metal, in teoria dovrebbero sentire tutto, vediamo se anche loro sentono qualcosa qui. Infatti vedi, guarda, infatti qui c'è qualcosa. Adesso li metto il punteruolo. Oh, aiuto, qua dove c'è la punta qui, queste bacchette standard anche loro stanno rilevando qualcosa qui. Ok, queste sono all metal, tutti i metalli come un metal detector
all metal, queste ricercano tutti i metalli, tutte le rocce ferrose e tutto quanto. Sono molto valide, molto sensibili, trovano anche acqua, non è che ti sto dicendo che fanno schifo, anzi sono forse le più belle che ho avuto commerciali. C'è anche un pendolino in ottone molto bello, ti lascio il link in descrizione. Sono favolose soprattutto per chi inizia la romanzia, ma sono all metal, ok? Abbiamo visto che cosa? Abbiamo visto che siamo andati qua sopra, ora stiamo andando qua, ma con le mie qua sopra non siamo andati e c'era un ferro qua, con le mie non siamo andati, siamo andati subito qua con le mie. Ora con le mie andiamo qua, riproviamo. Abbiamo visto che con questa andiamo anche lì, vediamo con le mie. E infatti ho confermato anche con le mie che c'è qualcosa qua, ma essendo che le mie non vanno sul ferro come quella vite, qui ci deve essere qualcosa che non è ferro. Ora cosa faccio? Prendo il metal detector e andiamo un attimo a scansionare lì e vediamo cosa ci dice sotto la punta lì del punteruolo. Sto vedendo, accendiamo un po'. Allora, bisogna sempre rimettere a posto il metal detector, alziamo il ferro, ok, bilanciamento. Bene, siamo lì sul punteruolo, andiamo. E non è ferro, c'è solo un problema, che siamo oltre 30 centimetri. Pinpoint è ancora niente. È ancora lontano, sto a fare. Però è ancora lontano, non so cazzo di cosa. Non sembra ferro, però non. Vedi che a volte la roba è giù. Non è ferro perché mi dà uno 0,0. Sicuramente non mi prende ancora l'ID valido. Però vedi, siamo sotto ancora qua. Non mi dà quel tono ferro, non è ferro, ma è ancora giù. Ma come fai? Comunque dai, il test è valido, il test è valido. Adesso non mi metto a scavare 40 cm qua, che poi passa i vigili, magari mi dicono qualcosa, richiudo tutto. Il test è valido, tralasciando questo obiettivo che non lo sto prendendo. Dobbiamo tornare sullo scavo fatto qua. Lo scavo fatto qua, abbiamo trovato col metal detector un ferro, una vite. Ci sono passato sopra con le bacchette standard e ci sono andate sopra. Con le mie no. Le mie mi hanno indirizzato su questo obiettivo che non sto raggiungendo, ma c'è confermato ulteriormente dalle bacchette standard, perché le bacchette standard commerciali sono all metal, tutti metalli. Infatti le bacchette standard sono andate sia sulla vite e mi hanno rilevato anche questo qua sotto. Le mie soltanto questo qua sotto. Qua sotto c'è qualcosa perché è confermato dal metal detector che mi sta rilevando qualcosa ancora a 20-30 cm oltre qua sotto, ok? Quindi adesso chiudo perché non mi va di aprire una voragine. Questo è un parcheggio e questo è un ghiaia, e queste sono ghiaie portate schiacciate dal comune, insomma, non vaffanculo, non volevo fare queste cose. Adesso chiudo tutto, rimetto a posto tutto, ripristiniamo come si deve. Comunque il test resta valido, metti un pollicione se ti piacciono queste cose, iscriviti al canale. Il test resta valido anche se non ho trovato questo oggetto e resterà giù. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi, pollicione e iscriviti al canale. Ciao 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 ciao.